Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di cominciare vi devo... Che cazzo? Vi devo dire due cose molto importanti. La prima è che se ancora non l'avete vista, anzi ascoltata, è uscita la mia canzone su Spotify. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per ascoltarla, poi mi dite che cosa ne pensate. È un progetto un po' difficile da realizzare, però spero che comunque a grandi linee vi piaccia. Detto questo... Allora, vi invito a scaricare OneFootball qualora non l'aveste ancora fatto, mi aiuterà in questo video e poi vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ha giocato un'amichevole l'Inter e io l'ho vista tutta. Ora, al di là dell'amichevole, perché non è che poi metto questo titolo perché ho visto l'amichevole, chi se ne frega, era un'amichevole. Hanno giocato per giocare, tanti esperimenti, Conte mette in campo il 3-5-2, varia un po' con il modulo, prova qualche giocatore fuori ruolo per vedere come sta. Al di là di questo però, Sheeran, che cazzo? Al di là di questo però, quello che noto io, quello che riesco a vedere... È una squadra completa. Ora, ha bisogno di qualcosa ancora. Io ho un po' di giorni che volevo fare questo video. Lo leggo all'amichevole che ho visto. Perché ho visto l'amichevole Lugano-Inter. L'Inter che si è imposta per 2-1. Tra l'altro ha segnato anche Sensi appena arrivato. Ha fatto gol Brozovic. Una buona prestazione dell'Inter. Ed è un po' che volevo fare questo video dicendo: se lo scudetto non dovesse vincere la Juventus, per me lo vincerà l'Inter. Ora, il discorso qual è? Che molti napoletani non saranno d'accordo. Io voglio tranquillamente dire la mia, ragazzi. Quindi prima che mi insultate, commentate qua sotto e mi fate sapere la vostra. Insomma, andiamo un pochino a dire il proprio pensiero. Il discorso che faccio io qual è? Il discorso che faccio io è che l'Inter la vedo più improntata al gioco di Conte quest'anno. Cioè, nel senso, stanno costruendo per me una squadra perfetta alla Conte. Ovviamente poi bisognerà fare dei... bisognerà seguire una linea di guida per formare una squadra completa. Vi faccio gli esempi di Raja Nainggolan e di Icardi che vanno piazzati, anche perché altrimenti creeranno dei malumori all'interno dello spogliatoio, e penso che questo sia abbastanza palese ed è importante che avvenga, perché oggettivamente, ragazzi, l'Inter ha bisogno di levare quei problemi all'interno dello spogliatoio. Poi pare arriveranno Lukaku e Dzeko, che saranno comunque due centravanti molto molto forti, perfetti per il gioco di Conte. Quando c'è bisogno di un attaccante che spinga e che corre, mette Lukaku. Quando c'è bisogno di difendere il risultato, andrà a mettere ad Dzeko. Quindi sotto questo punto di vista l'Inter qualcosina ancora deve fare. Poi è un 3-5-2, quindi davanti poi ci sarà Lautaro ad accompagnare, anche perché il fatto che l'Inter c'era sempre meno esterni, era rimasto praticamente solamente Politano a regime, perché poi Candreva stava a scadere a livello di gioco, Perisic è praticamente finito, nel senso che non è finito come giocatore, ma può probabilmente andare via, comunque dei litigi eccetera eccetera c'erano stati. Io penso che l'Inter adesso in questo momento sia una squadra ben rodata, molto forte, che potrebbe dar fastidio alla Juventus. Attenzione, se vado a prendere la rosa della Juventus e la rosa dell'Inter, in questo momento vedo la Juventus 8 volte superiore, non una, non due, ma 8 volte, perché l'Inter non ha giocatori come Cristiano Ronaldo, come Pjanic. Per me non, Pjanic, Ronaldo giocherebbero titolare della Juventus, Dybala giocherebbe titolare, giocherebbe titolare all'Inter, Dybala giocherebbe titolare all'Inter, ma no, per me Dybala giocherebbe titolare all'Inter, Chiellini giocherebbe titolare all'Inter, De Ligt giocherebbe titolare all'Inter. Poi ovviamente voi mi direte: oh sì, che però abbiamo Skriniar, Godin e De Vrij. Assolutamente sì, cioè per me la difesa della Juventus e la difesa dell'Inter si equiparano, cioè io non vedo una meglio dell'altra. Però ovviamente se arriva De Ligt all'Inter non è che dici no, fa panchina e non gioca, no, insomma si gioca le proprie chance con Skriniar e con Godin. Ugualmente Chiellini si gioca le proprie chance, e anche dall'altra parte dico che Skriniar, se va alla Juventus con davanti De Ligt e Chiellini, non è che gioca titolare tutte le partite, ma non è che fa panchina, si gioca le proprie chance. Tra l'altro aspettate, ok, con De Ligt, volevo dire qualche news, con De Ligt e con Chiellini, quindi insomma, diciamo che le difese si equiparano. A centrocampo la Juventus è ancora superiore, davanti la Juventus è ancora superiore, in porta sta mollare, cioè Andanovic per me è più forte di Szczęsny, ve l'ho detto, però c'ha tipo 10 anni in meno Szczęsny. L'Inter, al di là della partita di oggi che ho visto, per questo ho fatto il video, ci ho pensato alla fine, l'ho fatto, ma al di là della partita di oggi che ci importa veramente poco, penso, credo sia una squadra piuttosto completa, la stanno costruendo in modo molto molto intelligente. Tra l'altro oggi Perisic ha anche giocato, tra l'altro. Io voglio capire bene l'Inter come agirà, perché alcune cose non le so ovviamente, non essendo poi io, diciamo, al centro del mondo Inter. Però vi devo dire che comunque io penso che quest'anno l'Inter possa davvero, e sottolineo davvero, dare fastidio ai piani alti. Sul Napoli voglio un attimo valutarlo, il mercato è appena iniziato. Però attenzione, perché con il fatto che la Juventus comunque si distrarrà perché giocherà la Champions, con il fatto che la Juventus, perché ho letto anche il Juventino dire chiuderemo il campionato a dicembre con De Ligt già praticamente fatto e vinto lo scudetto, ma ci sta come ragionamento, perché la Juventus ogni volta inizia un nuovo campionato vince lo scudetto subito, immediatamente, e va bene.
Però vi dico che quest'anno con Sarri cambieranno parecchie cose, non a livello di risultati, perché magari vincerà ugualmente lo scudetto Sarri e auguro che gli Juventini vincerà anche qualcosina in più. Tipo la Coppa Italia che quest'anno Allegri ha ciccato e tipo la Champions che è pallino fisso. Però al di là di questo, io penso ragazzi che con Sarri, con i nuovi giocatori di Sarri, quindi più offensivi, molti giocatori dovranno un attimo capire di nuovo il modo di giocare, perché hanno messo in pratica sempre un assetto difensivista. Con il modo di Sarri di sceglierne 14-15, molti saranno scontenti, quindi ci saranno problemi, modulo totalmente nuovo, 4-3-3, rivoluzione, eccetera. Non lo so, io ho i miei dubbi, nel senso che credo che la Juventus parta favorita 8 volte rispetto all'Inter, ma attenzione, perché se la Juventus dovesse cadere in una mezza debacle e io dovessi dire una squadra che potrebbe prendere il posto della Juventus, quest'anno vi dico che è l'Inter. Con rammarico, perché abbiamo fatto 4-5 anni sopra l'Inter, Roma, dico, e per 4-5 anni avevamo la possibilità di crescere, invece siamo crollati tutto insieme. E questa è la progettualità di cui vi parlo, che la Juventus ha avuto in modo intelligente, è cresciuta, la Roma non l'ha avuto ed è crollata. Ovviamente quando crolli poi è brutto, perché per anni sei stato sopra la Juventus, sì, sopra la Juventus, ma magari, quando mai? Per anni sei stato sopra l'Inter, per anni avevi dimostrato di poter rimanere sopra l'Inter. È bastato un anno di progettualità all'Inter, con acquisti importanti e con la Champions League, per vedere l'Inter comunque per me tra le favorite dopo la Juventus, quindi insieme al Napoli. E per vedere una Roma ridimensionata, quest'anno tocca ripartire un altro da sorpresa. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale qualora non l'avete ancora fatto. Raga, una cosa importante: sul mio Instagram, simonesequel_official, stanno uscendo i miei sfoghi dell'anno in highlights. Stasera ne uscirà un altro circa le ore 10, ma anche prima. Ne uscirà un altro in cui andrò a fare uno sfogo di una partita che ho fatto in highlights di un minuto divertenti. Quindi se vi va, seguitemi, perché avrete queste piccole chicche solamente su Instagram. Vi ringrazio per questo video. Buon ciao dalla Lenne come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.